spieghiamo adesso come procedere nel caso di foratura, come sostituire la gomma e mettere sotto la gomma di scorta. Per prima cosa, avendo questo cerchio di coppie bulloni, tiriamo via questo pozzo, questa base di plastica, per liberare e mettere in evidenza i bulloni, per poterli smollare. Come seconda cosa si prende la chiave, ovviamente abbiamo questa chiave a croce che è un po' più comoda, e si cominciano a smollare con la macchina appoggiata a terra i bulloni uno a uno, solo smollare senza togliere. Tenere la macchina a terra serve semplicemente per fare in modo che il peso della macchina tenga lì ferma e sia più semplice smollare i bulloni. Come terzo punto mettiamo sotto il crick, c'è una barra dove appoggiare bene il crick, e lì si comincia a alzare la macchina. Adesso comincia a girare per tirare sulla macchina. Eventualmente non tutte le macchine magari hanno una barra, alcune hanno dei pomelli dove appoggiare il crick, comunque si vedono, sono ben evidenti. Quindi fa modo di appoggiare lì per non incassare la carrozzeria. Una volta che la macchina è sollevata, in conseguenza anche la ruota non tocca più terra, si può cominciare a togliere tutti i bulloni, uno a uno. Tolti tutti i bulloni, si toglie successivamente fisicamente la ruota dal mozzo per poi sostituirla con quella di scorta. Adesso si procede a rimettere sotto la gomma di scorta, si puntano tutti i bulloni e poi successivamente si stringono. Arrivato a questo punto, per chiuderli definitivamente tutti consigliamo di abbassare la macchina dal crick, e per la stessa cosa che abbiamo fatto prima, per smollarli col peso della macchina tenendola lì si chiudono molto meglio. A questo punto con la macchina giù si serrano completamente i bulloni per non avere brutte sorprese. Chiaramente il ruotino è temporaneo, di conseguenza questo vi permette di potervi muovere, venire da noi e riparare il pneumatico.